Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Sceso dalla barca, subito dai sepolcri gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora fra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi e nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse: «Che vuoi da me, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro in nome di Dio, non tormentarmi». Gli diceva infatti: «Esci, spirito impuro, da quest'uomo». E gli domandò: «Qual è il tuo nome?» «Il mio nome è Legione», gli rispose, «perché siamo in molti». E lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse fuori dal paese. C'era là sul monte una numerosa mandria di porci al pascolo e lo scongiurarono: «Mandaci da quei porci perché entriamo in essi». Glielo permise. E gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci, e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. I loro mandriani allora fuggirono, portarono la notizia nella città e nelle campagne, e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci, ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Non glielo permise, ma gli disse: «Va nella tua casa dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te». Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui, e tutti erano meravigliati. Buongiorno e buon lunedì! La buona notizia raccontataci oggi sembra più una tragedia da non raccontare a dei bambini per non spaventarli. Sebbene Gesù non si trovi faccia a faccia con Satana in persona, questo particolare episodio della sua vita può essere giustamente considerato come uno dei momenti più acuti della lotta fra il bene e il male. Molti di voi si staranno già chiedendo: ma perché Don Marco ci dice queste cose? Probabilmente è perché vi sfuggono alcuni elementi che ora cercherò di enuclearvi e che vi faranno capire la potenza del male contro cui il Signore ha dovuto lottare nella terra dei Geraseni. Anzitutto è la stessa terra ad indicarci che Gesù si trova in un luogo dei più pagani di tutta l'antichità, come se noi oggi andassimo, almeno nel nostro immaginario, a Las Vegas, luogo in cui tutto il male è possibile. Gesù non ha a che fare con un solo demone, ma con un intero esercito. Ed è interessante che il primo luogo che visita in questa città sia proprio un cimitero, e non un cimitero dei nostri e nemmeno di quelli dei film di paura. Il cimitero antico era invece il rifugio per briganti, per persone poco sane di mente e soprattutto per quelli che avevano bisogno di nascondersi. Ci troviamo in una delle città meno raccomandabili e nel posto più lugubre, e non è un caso che qui Gesù incontri un uomo tormentato dal male. Scopriamo nel dialogo che il nome dei demoni che lo tormentavano era Legione, e questo da una parte ci fa capire la gravità della situazione, ma dall'altra ci dà sollievo, sì, perché ogni volta che si riesce a chiamare per nome il male, significa che la sua sconfitta è ormai vicina. Ma il male non è vinto del tutto.
Certo, i demoni abbandonano il povero uomo per entrare nella mandria di porci che, come ben sapete, nell'antichità era considerato animale impuro e dunque segno ulteriore del male. Tali porci finiscono annegati nel mare e questo provoca un'ulteriore reazione che può essere considerata maligna. I geraseni cacciano Gesù da quella terra. E l'unico geraseno che si sembra essere accorto di chi fosse realmente Gesù alla fine è l'indemoniato, che apposta Gesù lascia in quella terra perché sia monito e testimonianza per tutti, anche se lui avrebbe voluto seguire Gesù. Ma tutta questa concentrazione di male, raccolta in pochi chilometri di terra, anzi nel corpo di una persona, e la scelta di Gesù di andare in quel luogo per poi ripartire subito, pongono a me una domanda che credo possiate avere anche voi a questo punto. Che cosa ha voluto insegnarci il Signore? Anzitutto, che Lui può vincere ogni forma di male. Il peccato, l'impurità, la possessione, la malattia, e lo può fare da solo, anche se dall'altra parte vi è un intero esercito. Ma accanto a questa prima buona notizia, credo che vi possa esserne anche una seconda. Che qualsiasi male ci abbia sfregiato il volto, noi non dobbiamo nasconderlo, non dobbiamo dimenticarlo, non dobbiamo averne vergogna, quanto piuttosto dobbiamo testimoniarlo e manifestarlo. Quanta gente accanto a noi vive nel male senza nemmeno accorgersene, con il volto sfregiato, e non aspetta magari altro che noi gli raccontiamo cosa è successo nella nostra vita per aprirsi alla grazia e capire finalmente che è attraverso le ferite che la luce di Dio entra in noi e ci risana. Come sempre, raccontami la tua esperienza. Ti fa paura il Vangelo di oggi? Sei d'accordo con la mia interpretazione? Metti un like, iscriviti al mio canale se ancora non l'hai fatto e soprattutto condividi attraverso WhatsApp o altri mezzi, come per esempio Facebook, con i tuoi amici questo video. E noi ci rivediamo domani.